La presente cerimonia, che si svolge proprio pochi giorni dopo l'anniversario della proclamazione della Repubblica e a pochi giorni dall'anniversario della fondazione del Comune, segna un momento fondamentale per la nostra città, per tutti i cittadini ed in particolare per coloro che svolgono funzioni pubbliche, ai quali è domandato il difficile compito di tenuta del sistema democratico nel rispetto dei valori costituzionali. Il soprano Antonella De Chiara, accompagnata dalla pianista Luisiana De Chiara, intonerà il canto degli italiani. Ci posizioniamo in piedi per l'ascolto, chi vuole può cantare con noi. Grazie mille, facciamo salire il segretario generale Paola Dello Iacono che darà lettura dell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale letto pubblicamente questa mattina. La proclamazione che è avvenuta questa mattina all'interno della sede del Comune di Ponte Cagnano Faiano, la dottoressa Francesca Iervolino, presidente supplente dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ponte Cagnano Faiano, ha effettuato il riepilogo dei voti, verificato che nei confronti dei candidati sindaco e consiglieri successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature non è sopravvenuta né è stata accertata alcuna causa di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235 ed ha proclamato eletto alla carica di sindaco il dottor Giuseppe Lanzara. In base alla graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio, ha proclamato altresì eletti alla carica di consigliere comunale per la lista numero 8, avente contrassegno Partito Democratico, i signori Francesco Fusco. Beniamino Castelluccio. Gerarda Sica. Per la lista numero 14, avente contrassegno Energie, i signori Gaetano Nappo.
Antonio Avallone, Raffaele Sica, per la lista numero 16, avente contrassegno Sveglia, il signor Dario Vaccaro. Per la lista numero 13, avente contrassegno Ora Noi, il signor Vittorio Marino. Per la lista numero 9, avente contrassegno Campania Libera, il signor Cristian Di Chiara. Per la lista numero 11, avente contrassegno Partito Socialista Italiano, il signor Arturo Giglio. Per la lista numero 4, avente contrassegno Forza Italia, il signor Giovanni Francesco Ferro. Per la lista numero 7, avente contrassegno Movimento Libero, il signor Marco Vecchione. Per la lista numero 3, avente contrassegno Città Pubblica, la signora Maria Dell'Angelo. Per la lista numero 5, avente contrassegno Fratelli d'Italia, il signor Raffaele Silvestri. Per la lista numero 1, avente contrassegno Legati a Pontecagnano Faiano, il signor Donato Pierro. Ha proclamato infine eletto alla carica di consigliere comunale il candidato sindaco non eletto, il signor Giuseppe Bisogno. In nome dell'apparato, in rappresentanza dell'apparato amministrativo del comune di Pontecagnano Faiano, lasciatemi fare gli auguri a tutti quanti, al signor sindaco in primis e a tutti i signori consiglieri comunali, che il corpo elettorale, in attuazione di quello che poi è il principio di democrazia indiretta, ha affidato loro il compito dello sviluppo socio-economico e culturale del paese, nonché quello di rendere effettivi i diritti costituzionalmente garantiti. E quindi auguri signor sindaco, auguri a tutti i signori consiglieri comunali e auguri a tutti i cittadini del comune di Pontecagnano Faiano. Grazie, buon proseguimento. Grazie al nostro segretario generale. Chiediamo al sindaco Giuseppe Lanzara di salire sul palco per tenere il suo discorso programmatico ed augurale alla cittadinanza. Illustri autorità, illustri concittadine e concittadini, l'esercizio attivo della democrazia espresso nelle urne dell'ultima tornata elettorale ha segnato un dato chiaro e definitivo per la nostra città. In ragione di questa evidenza, l'emozione che provo oggi, anzi da giorni, è forte e palpabile, nonché differente da quella che provai 5 anni fa, in questo stesso momento. Alla mia vittoria, a quella prima vittoria, ci fu una rappresentazione, la fine di un tempo storico della nostra città, la voglia di cambiamento e l'inizio di una nuova epoca. Oggi invece rappresenta la concretizzazione possibile di una visione, la conferma, una promozione rispetto ad un progetto politico e ad un modo di amministrare la casa comunale. Sono sicuro che ognuno, secondo la propria indole e le proprie attitudini, è emozionato allo stesso modo in quanto cittadino,
perché mai come in questo periodo storico la partecipazione popolare al voto così massiccia come nel nostro comune è un segno di salute della libertà. Un sindaco che vince le elezioni amministrative, non è mai il rappresentante di una sola fazione politica, ma ha il dovere di essere sempre e comunque il rappresentante dell'intera cittadinanza che vive il rapporto con le istituzioni locali. Un sindaco non divide la propria città fra vincitori e sconfitti, ma si rivolge a tutti ed a ciascuno nell'intendimento del bene collettivo. La nostra libertà di espressione politica ed ideologica si fonda sulla Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto alla pluralità, che però ha senso solo nell'esercizio doveroso della partecipazione. E mai come nell'elezione di un sindaco, la partecipazione dimostra il rapporto concreto e costante che si stabilisce tra cittadino e l'istituzione. Le istituzioni statali sono un baluardo imprescindibile contro il disordine e l'autogestione, perché tutelano il diritto e confortano i doveri di ognuno di noi, come parte di un tutto più alto che è lo Stato. In questi anni il municipio, rappresentazione evidente delle istituzioni in ogni territorio, è sempre stato la casa dei cittadini, non solo a parole, ma nei fatti. Il bel palazzo che si trova alle nostre spalle rappresenta idealmente e concretamente il punto di fuga, il centro stesso della vita amministrativa cittadina, e continuerà a farlo ponendosi come un luogo d'incontro, di confronto, fosse anche di scontro, ma di certo rappresenterà, come ha già rappresentato sinora, un giardino dove fiorisce quotidianamente la democrazia. Come i trascorsi 5 anni, il mio impegno sarà sempre a favore della nostra comunità, attraverso l'incontro ed il confronto, al fine di operare quelle sintesi che il ruolo prevede e che tuttavia non sono mai frutto di esclusive considerazioni personali, ma che provengono dall'articolazione delle posizioni e dallo stato delle necessità. In questo senso, la seconda amministrazione da me guidata si prefigge il compito di condurre a compimento tutte le azioni messe in campo, malgrado le difficoltà locali e generali che hanno segnato lo scorso quinquennio di vita pubblica ed amministrativa. Mi preme sottolineare, fra i molti interventi realizzati, l'istituzione della Guardia Medica, assente sul territorio da 20 anni, l'istituzione della prima scuola superiore, mai avuta nella città, l'ammodernamento dello stadio comunale, atteso da decenni, il lavoro enorme di ammodernamento delle strade, di piazze, di quartieri, l'attenzione al decoro urbano e alla vivibilità, nonché l'incredibile incremento delle percentuali di raccolta differenziata e il triplicarsi delle risorse destinate alle politiche sociali. A fianco a quanto già costruito, guardiamo in prospettiva e pertanto penso ai moltissimi interventi già finanziati in ordine alla fascia costiera, con gli obiettivi legati al masterplan, al ripascimento, su cui abbiamo lungamente lavorato in questi anni. All'aeroporto, che rivoluzionerà il mondo dei trasporti, ma anche dei servizi, del turismo, dell'occupazione, alla pubblica istruzione, agli investimenti importanti in particolare per gli istituti scolastici, penso alle periferie, con la riqualificazione dei quartieri attraverso interventi straordinari ed ordinari, con il restauro dell'ex convento benedettino di Faiano, penso alla sicurezza, all'assistenza e all'accoglienza, ai diritti dei deboli e alle politiche di integrazione al rispetto delle diversità. Vogliamo una città che guardi con gli occhi dei bambini, dei cittadini e che risponda alle loro esigenze.
La ricchezza culturale del nostro territorio, esemplificata in luoghi determinanti come il Museo Archeologico Nazionale degli Etruschi di Frontiera, la ricchezza agricola ed industriale, il patrimonio di intelligenze che trasversalmente attraversa la cittadinanza dai più piccoli ai più anziani, all'attaccamento ai valori fondanti della nostra libertà locale, della nostra identità, non sono mai disgiunti da uno sguardo aperto e disponibile sul futuro che avanza. E tutto ciò rende Ponte Cagnano Faiano una città viva e vivibile nelle sue diverse anime, nella quale impegnarsi a trasferire tutto il nostro impegno come amministratori e come cittadini. Uno Stato senza istituzioni sarebbe uno Stato disfunzionale, inadeguato alle sfide, preda della confusione, mentre la garanzia e la tutela della libertà passa e deve passare attraverso le istituzioni che operano in tutela dei territori. La visione chiara della città, pur integrata ogni giorno dal confronto e dalla partecipazione di tutti, ci induce a proseguire con coraggio e con consapevolezza, proponendo, ma anche ascoltando, valorizzando l'esistente ed edificando il nuovo. Ponte Cagnano Faiano sia unita geograficamente ed anche moralmente. Non vi sia più interruzione fra i centri e le periferie, tra la fascia costiera e quella collinare. La casa comunale è la dimora di tutti e particolarmente di chi si sente solo, talvolta abbandonato, di chi ha bisogno di una presenza umana ed istituzionale. Noi saremo qui perché questo è il compito della buona politica: raccogliere, sostenere, accompagnare il cittadino laddove necessiti di un supporto, di un chiarimento, di una opportunità. In questi anni abbiamo agito così, con lealtà e trasparenza. E se la popolazione ci ha riconfermato il suo sostegno è perché ha riconosciuto in noi un modello corretto, non soltanto rispetto ai numeri e agli impegni assunti e realizzati, ma soprattutto in relazione al metodo. Un metodo che non risponde alla logica dei pochi, ma a quella dei tutti, che riconosce pari opportunità per ciascun cittadino, che non usa il pregiudizio, ma sceglie l'accoglienza. Siamo e saremo sempre con tutti e per tutti, negando e contrapponendoci a sistemi che hanno privilegiato i più vicini ed estromesso i più lontani. Siamo e saremo qui con il nostro impegno e anche con i nostri limiti, certi che il dialogo sia la condizione essenziale per migliorarsi, per crescere, per adeguarsi alle nascenti esigenze di una società in continua evoluzione e che vive grandi stravolgimenti sociali. Sono doverosi ovviamente dei ringraziamenti alla squadra di ieri e alla squadra di oggi, a chi in questi anni ha sostenuto questa maggioranza, a chi ha lavorato al mio fianco con lealtà, passione, con impegno e dedizione. Ringrazio tutti voi cittadini, la mia famiglia, i dipendenti comunali, il segretario generale, i funzionari, la polizia municipale, le forze dell'ordine, i colleghi sindaci, il mio staff, gli operatori ecologici, le parrocchie, le associazioni, il mondo del sociale e del volontariato, la protezione civile. Si è costituita in questi anni una rete di grande collaborazione istituzionale, dove al centro abbiamo messo sempre e comunque l'interesse esclusivo dei cittadini di Ponte Cagnano Faiano. Abbiamo svolto una campagna elettorale correndo: non fermarti, è il nostro tempo, questo era il nostro slogan, lo slogan che abbiamo scelto, che rappresenta il nostro modo di fare, il nostro atteggiamento pragmatico,
veloce, decisivo. Non siamo e non saremo l'amministrazione che perde tempo. Abbiamo molti anni ancora da recuperare e grandi sfide all'orizzonte. Nei prossimi 5 anni si decideranno cose che attendiamo da 40 anni. Ed è proprio per questo motivo che prima di scendere le scale della Casa Comunale per salutarvi, ho riunito i miei gruppi consigliari e ho condiviso con loro la scelta del nuovo assetto di governo. Quindi noi oggi presentiamo già la Giunta e gli stessi consiglieri comunali che avranno un ruolo fondamentale nel nuovo mandato. Non possiamo perdere tempo e quindi abbiamo questa sera, vi annuncio che ci saranno 3 donne in giunta, Nunzia Fiore come vice sindaco, Gerarda Sica, Roberta D'Amico e poi ci saranno Raffaele Sica e Dario Vaccaro. Il consiglio comunale si formerà dei seguenti consiglieri di maggioranza, ai quali saranno affidati importanti ruoli e compiti: Francesco Fusco, Beniamino Castelluccio, Alessandro Maisto, Gaetano Nappo, Antonio Vallone, Fiorella Palo, Fabio Caiazzo, Vittorio Marino, Cristian Di Chiara e Arturo Giglio. Auguro a tutti loro, compreso i consiglieri di minoranza, un proficuo lavoro. Siamo stati rapidi e decisivi, come la città ci chiede, dimostrando grande maturità, attenzione e spirito di squadra, perché la politica è gioco di squadra. In questo momento, davanti al Palazzo Municipale, nel cui atrio si trova il busto del primo sindaco, l'avvocato Amedeo Moscati, e che sulla facciata reca incisi nel marmo i nomi dei primi amministratori cittadini, monumenti che raccontano chi siamo, mi tornano in mente le parole preveggenti del Moscati, che il 1 settembre del 1911, nei locali di Palazzo Chiancone, prima e provvisoria sede municipale, inaugurò la sua legislatura civica e la vita amministrativa di questo comune dopo lunghe diatribe e tenaci battaglie, affermando: noi dovremo dimostrare non solo ai naturali di queste contrade, ma fuori di qui, che avevamo diritto a quel riconoscimento della nostra autonomia amministrativa che dopo lotte lunghe, varie, tenacemente sostenuta al fine conseguimmo. Noi vogliamo essere l'amministrazione che dovrà saper condurre la vita del nostro comune su quella via larga di benessere civile che ora la ignavia, ora le ingiuste presunzioni di amministratori non paesane, lungi dal promuovere, ostacolarono. Noi sapremo, senza avvilirci, senza stancarci, con la concordia e ispirandoci all'amore per questa terra, tutti superare gli ostacoli e trionfare sulle avversità del caso, ripetendo il motto che gridammo quando conseguimmo la prima vittoria: durantes vincunt, chi la dura la vince. Viva la democrazia delle urne, viva Pontecagnano Faiano, viva i pontecagnanesi e faianesi, auguri a tutti quanti noi, grazie. Grazie sindaco, inviterei i nuovi componenti della giunta comunale qui per un saluto e per un applauso. Accogliamoli con un applauso meritatissimo, alcuni sono nuovi a questa esperienza, altri li conoscete già, una foto ricordo. Grazie mille.
Dunque, per concludere, vorrei dire che ringraziare tutti i presenti, anche le autorità, sarebbe impossibile. Abbiamo due ex primi cittadini, De Chiara e Spera, abbiamo la dirigente scolastica Di Maio, abbiamo il segretario del PD Fortunato, tantissime persone, oltre che semplici cittadini. Alcune non le ho neanche viste, perdonatemi se non le ho menzionate. Ora passiamo, ritorniamo alla musica con le sorelle De Chiara. Vuoi andartene? Ok, il sindaco ci saluta e passiamo a questo recital per musica e voce. Buona serata a tutti, grazie di essere intervenuti. Cheaper all the day, happy with a love.
could ask for anything more. Grazie.